Eccoci ancora insieme con Focus, bentrovati. L'ospite di oggi è l'ingegnere Pucci Latorre. Si Buongiorno. candida, buongiorno, buongiorno, si Buongiorno a te. candida a sindaco di Siracusa con il movimento Siracusa Volta Pagina. Continuano così i nostri focus d'approfondimento sulla campagna elettorale per le amministrative. Parliamo di più del capoluogo, ma c'è anche Rosolini, c'è Priolo, c'è Melilli, insomma, la provincia ferve di iniziative in questo senso. E far conoscere i candidati vuol dire dare più input agli elettori per poter votare con libertà di coscienza, perché si è liberi di scegliere solo se si conoscono davvero i candidati, gli argomenti sui quali poi puntare. E quindi immediatamente con Pucci Latorre sono 9 i candidati a sindaco a Siracusa, quindi necessariamente occorre capire bene la differenza fra i vari candidati, le varie proposte, i vari programmi. Intanto io partirei dalla cosa fondamentale per un candidato a sindaco, il programma, su cosa puntare. Beh, buongiorno e grazie per questa opportunità di poter raccontare chi siamo. Siracusa Volta Pagina è un movimento civico, espressione libera di società civile. Nasce l'anno scorso da un'idea che portavamo in seno con tanti amici da tanto tempo. L'idea è quella di che non vogliamo più vivere una città così, una città in preda al degrado, dove non c'è più neanche spazio per i sogni. La città è allo sfascio e insomma, basta girarsi intorno per accorgersene. La costituiamo l'anno scorso a maggio, questo movimento, e già i primi di giugno, con una prima riunione fatta all'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Enrico Fermi, il chimico di Via Torino, vengono più di 400 persone. Naturalmente non erano solo amici o curiosi, qualcosa evidentemente di buono la gente avrà capito in questa espressione libera di società civile. Ripeto che non abbiamo un'ideologia politica, non abbiamo un'ideologia partitica, e questa forse è la cosa più bella che resterà di questa esperienza, che speriamo ci porterà lontano, non ne siamo convinti. E noi, quando ci sentiamo a parlare dei problemi della città, abbiamo abbattuto ogni barriera. Questa cosa veramente bella ci mette in condizione di poter parlare liberamente di raccolta differenziata, di come affrontarla, di come farla partire e di come far sì che il rifiuto diventi una ricchezza anche per la città. Noi non dimentichiamoci, infatti, che anche in Campania, ma la maggior parte dei comuni campani ormai fanno della raccolta differenziata un cavallo di battaglia. La gente baratta le bottiglie di plastica con i buoni pasto, cioè qui ancora siamo all'anno zero. Ma diciamo il nostro programma diciamo, è improntato su alcune linee diciamo chiarissime, quello di provare a rinnovare assolutamente la classe politica dirigente, che in qualche modo ci ha portato insomma al punto in cui siamo. 15 anni di sfascio assoluto, è inutile che ci guardiamo attorno. O rinnoviamo o non andiamo da nessuna parte. Tanto per essere chiari, questa è la nostra idea. E dopodiché, andando nello specifico, naturalmente dovremo spingere molto sullo spending review per far sì che il comune, indebitato fino al collo da 15 anni di dissennatezze allucinanti, tra l'altro i patti di stabilità non faranno stare tranquilli nessuno. Significherà sicuramente provare a eliminare ogni spreco e cercare nelle pieghe di bilancio qualunque risorsa utile per poter evitare di sopprimere i servizi utili di pubblica utilità. Sicuramente andremo a verificare la situazione degli affitti per capire se il comune ha risorse immediate da poter e immobili da poter destinare senza ulteriore spreco di soldi ad essere utilizzati come uffici pubblici, uffici comunali. Parlavo di una riorganizzazione radicale della macchina amministrativa, che passerà da 4 assessorati, che però vedranno la città in un'ottica completamente diversa, cioè per aree tematiche e non più per Quindi riduzione degli assessorati in qualche riduzione degli modo. assessorati, che è anche poi una legge della regione, come questa, quindi comunque era già diciamo paventata, ma non solo riduzione a 8 assessorati, il limite massimo, forse anche 7, comunque 8 è l'idea, ma una riorganizzazione assoluta che guardi la macchina amministrativa con una nuova ottica, quella delle aree tematiche, non più come è organizzata adesso. Poi, sempre parlando di programmi, visto che la domanda, insomma, giustamente che Sì, mi hai fatto. è quello che più interessa la gente, è quello che Allora, condivide siamo assolutamente la convinti che cittadinanza. i lavori al nostro porto, e parlo di riqualificazione delle banchine,
e quindi anche la questione annosa del porto turistico debbano riprendere subito, senza sì e senza ma. Questo verificando esattamente come stanno le cose, naturalmente, perché c'è qualche problema da mettere a posto, significherà ridare slancio alla filiera turistica. La nostra è una città meravigliosa e no, per noi il turismo è un problema. Cioè, noi non riusciamo a capire come sia possibile che una città così non riesca a valorizzare nulla di nulla. Quindi noi riteniamo che far ripartire i lavori al nostro porto e rivedere il sistema portuale, inteso però come ambito portuale, Porto Grande, Porto Piccolo, Rada Santa Panagia, dove ricordiamoci attraccano anche navi cisterniere che portano nelle casse dello Stato 9 milioni di euro l'anno solo di tasse che non finiscono nella città, non si sa bene a questo punto perché devono essere versate. Quindi ripartenza dei lavori al porto per ridare slancio alla filiera turistica e ridare slancio anche ai comuni dell'Interland, che se il capoluogo è morto, sono morti pure i comuni dell'Interland. Parlavamo di riorganizzazione della macchina amministrativa con una visione assolutamente differente. Abbiamo proprio intenzione di rivoltare tutto come un calzino. Scusateci, ma noi siamo convinti che la ripresa, se ci deve essere, deve passare da scelte pesanti. E parliamo anche quindi di raccolta differenziata, assolutamente, mettere in piedi un bando, metterlo immediatamente, metterlo in maniera efficace, bando che dovrà prevedere però, e qui la novità, questa è la nostra idea, prevedere l'istituzione di centri di raccolta e trasformazione nel nostro territorio, perché altrimenti alimenteremo sempre la filiera poco virtuosa che alimenta le discariche, e questo no, Certo. non farà bene a nessuno. Parliamo anche di far impossessare l'amministrazione comunale del sistema idrico integrato, questo è il programma di Crocetta che condividiamo. Il servizio deve tornare al comune di Siracusa, una sua controllata. Siamo in grado di far partire il servizio in un mese, anche perché questo facevo Ecco, fino a di questo qualche anno magari fa, parleremo fra un e po' perché penso di sarà essere interessante anche capire. un attimino ferrato in materia, ma parlo anche di rivedere i nostri trasporti. Insomma, siamo all'anno zero, qui non si vede passare un autobus, ma soprattutto non si è mai dato slancio neanche all'utilizzo delle piste ciclabili, che potrebbe essere una maniera alternativa anche per risparmiare qualche soldino. Parliamo naturalmente di migliorare l'assistenza e la solidarietà verso chi soffre, e sappiamo che tanta, troppa gente è scivolata oltre la soglia della povertà, e questo un paese civile non se lo può permettere. Insomma, a 360 gradi il nostro programma corposissimo è disponibile sul nostro sito internet, su Facebook naturalmente, dove lo abbiamo addirittura pubblicato il 20 di gennaio del 2013, prima di una seconda riunione fatta al Santuario della Madonna delle Lacrime, che ha visto circa 550 persone Quindi una venire. candidatura preparata con molta cura e soprattutto con molto anticipo rispetto alla campagna elettorale. Vogliamo dare un'occhiata al panorama politico di questi giorni? Un centrosinistra spaccato sulla candidatura di Garozzo uscita dalle primarie, un centrodestra che ancora non ha indicato con chiarezza cosa vuole fare, la candidatura di Marco Ortisi per 5 Stelle, stiamo citando per grandi linee, Ezechia Paolo Reale che con il suo movimento è partito con molto anticipo anch'egli e quindi con buona posizione in questo momento nei sondaggi. Ecco, che dire di questa situazione? Ma certo, io vorrei parlare del nostro movimento e di me e Sì, non degli però dico, amici, diamo un'occhiata degli anche amici alla candidati, sì, questione politica degli altri generale. candidati. Naturalmente non bisognerò di parlare male di nessuno di loro, qui è il sistema che non va, quindi che non se ne abbia male a nessuno. O già siamo affondati, non so cosa dobbiamo fare ancora. O si cambia registro e si cambia subito, oppure non lamentiamoci più. E cosa dire degli altri candidati? L'area della centrosinistra, dopo le primarie, semmai ce ne fosse bisogno, ha dimostrato di non avere un'anima unica. E come, certo. Purtroppo leggo sul giornale, mi dispiaccio pure di tutti questi attacchi trasversali, non capisco bene perché, questa dimostrazione che questo centro-sinistra non è unito per nulla. Io non ritengo di dover aggiungere altro, insomma, sui vari candidati. Io credo che la gente abbia capito che per cambiare veramente bisogna cambiare registro. Noi riteniamo che il nostro movimento di rappresentare una forza trasversale, sana, che non ha un'ideologia politica precisa, e che mi onoro di rappresentare anche da parte di altri movimenti che si sono messi insieme per dare forza a questa forza.
Quindi il movimentismo che diventa protagonista in questa campagna elettorale, dico, Esatto. è una questione comune a molti candidati. E quindi la possibilità di progettare partendo dal basso, sentendo la base, andando sui feedback che arrivano durante gli incontri. Ecco, e qual è l'argomento principale, fondamentale, che la gente vuole vedere trattato da un candidato a sindaco, dall'esperienza di questi giorni? Giusto, giusto, mi piace, la domanda è pertinentissima. Partire dalla base, questo non significa non essere organizzati, perché nel nostro gruppo ci sono risorse di primo ordine, professionisti che a titolo diverso vengono dalla società civile, ma non per questo non occupano ruoli importanti nella società, e messi insieme con una giusta regia possono diventare veramente l'alternativa al sistema finora partitico che ci ha portato al punto in cui siamo. Del resto, civismo, mi attengo a quello che dice il vocabolario, è espressione della società civile alternativa al sistema dei partiti. Quindi, perché si chiede a un movimento di che area sei, destra o di sinistra? Noi, non, ripeti ancora una volta, ma non lo dico per fare populismo. Non abbiamo una matrice politica specifica, siamo un movimento trasversale che mette insieme risorse, maestranze, cervelli che vengono da parti diverse della società civile, che hanno idee diverse anche politiche, ma che insieme coesistono nell'interesse esclusivo della città. Noi, per rispondere anche alla tua bella domanda, in questi giorni stiamo incontrando la gente. Mercoledì, cioè ieri, ma anche settimana scorsa, siamo stati in mezzo alla gente, in un bagno di folla al mercatino di Bosco Minniti. Lì abbiamo veramente incontrato il popolo, lì si deciderà veramente chi vincerà e chi no, chi dovrà fare il sindaco e chi no, perché lì i bisogni della gente li abbiamo capiti, li abbiamo afferrati. La metà di questi, credo, purtroppo siano orientati per non andare a votare. Abbiamo ancora 2 mesi di tempo per fargli cambiare idea, perché a votare, cari amici siracusani, bisogna andarci. Naturalmente vi chiediamo di votare per noi, perché se votate per noi darete il voto a voi stessi, cioè noi siamo una parte della città, non abbiamo nessunissimo interesse specifico di andare a riscaldare le poltrone al Consiglio Comunale per fare gli interessi di pochi. Noi ci vogliamo mettere la faccia per tutelare gli interessi di tutti, questo speriamo che la gente lo capisca. E questa sensazione forte l'ho avvertita anche ieri, anche 7 giorni fa, ma anche a Cassibile quando siamo stati la domenica in piazza con il nostro gazebo. Una buona parte della gente rischia di non andare a votare e cercheremo di fare in modo di farceli Eh sì, andare. l'assenteismo è un Ma pericolo l'altra serio. parte della gente invece ci crede e vuole il nuovo, non vuole più saperne dei partiti, delle solite intrighi, inciuci, delle solite lobby che poi vanno magari a nascondere gli interessi di qualche anno fa che hanno tenuto sotto scacco la città. Noi siamo una cosa diversa. Parliamo del servizio idrico integrato dopo il fallimento di Sogges, sembra quasi il fallimento di un progetto Città di Siracusa, che era una novità assoluta, la società mista, il pubblico che continuava a gestire pur affidandosi alla imprenditorialità dei privati. Ecco, ma è un sogno che è finito oppure c'era una possibilità di rilancio? Su questo argomento possiamo scrivere una Treccani. E infatti. Sì, e allora cominciamo con il dire questo. Io non voglio strumentalizzare la nostra campagna politica, perché sono stato dirigente di Sogges fino al 2009, ne sono dovuto uscire, ne sono uscito anche per tirarmi fuori, ma non è questo il motivo principale per cui abbiamo costituito il movimento. La città ha bisogno d'altro, 360 gradi. Tuttavia, Ma anche di un buon servizio alla idrico. tua domanda rispondo così. In 20 anni, allora, la Sogges era una società mista, il comune di Siracusa deteneva la maggioranza del capitale azionario, la politica è vero, l'aveva creata, ma la politica lasciava margine di discrezionalità al partner privato, che era la vecchia CREA dalla quale io provengo, perché nell'89 sono stato a lavorare a Perugia fuori più di un anno, io quindi vengo da quell'ambito lì, e sono arrivato a Siracusa poi nel 91 diventando dirigente nel 93, ho fatto La fila. la trafila. Per poi vedere nel 2006 un accordo scellerato, scusate, ma dico scellerato perché non voglio dire di peggio, che chissà quale bisogno c'era, mentre tutta l'Italia rifuggiva tagliato, di andare a costituire un ATO provinciale contattando un partner dalla dubbia professionalità, io adesso mi fermo qui, che non ha portato nessun know-how, morale. Si vince, almeno così pare, si vince la gara. Io non ne faccio parte di questa organizzazione. E nel 2009
Si capisce bene che insomma, la società nuova vuole portare le sue logiche, i suoi dirigenti, chiaramente le sue, tutta la sua organizzazione secondo il loro punto di vista. La vecchia Sogea ne esce fuori con le ossa rotte. Risultato, il servizio passa di mano e mi pare di capire che facciamo un paio di passi indietro. Io voglio solo ricordare che Sole 24 Ore nel 2005-2006 ci citava come esempio fulgido di inequilibrio fra costo della tariffa e qualità E del resa del servizio. servizio che era più alto di alcuni capoluoghi dell'Emilia Romagna. Cioè, eravamo, forse, era una delle poche cose che i siracusani potevano dire, una cosa siracusana, che ha un know-how siracusano, siamo riusciti a inculcare la cultura dell'acqua alla gente. Dovete sapere addirittura che il tasso di morosità della popolazione di Siracusa era sotto il 3% nel consolidato a 2 anni, ma neanche al nord Italia c'erano questi numeri. Quindi perché siamo diventati appetibili poi? Perché evidentemente avevamo costruito una bella realtà, tutta siracusana, vabbè, costruita un po' da tutto lo staff naturalmente, che era anche un fiore all'occhiello. Questa necessità di far partire lato, io non l'ho mai capita, non ne faccio parte, voglio dirlo chiaramente, e quindi non, mi sono tirato fuori già dal 2009. Il servizio so però, e lo vedo, insomma, che funziona molto poco. Perché? Perché le tariffe continuano a crescere, mi pare del 34% in 5 anni, C'è una specie di rivolta popolare. a fronte di un aumento Istat, della metà. Allora mi spiego, o meglio, mi chiedo, ci chiediamo, ma perché le tariffe aumentano del 34% mentre l'Istat aumenta del 14%? Forse hanno messo in tariffa i lavori del piano d'ambito? Ma io non li vedo, ci sono questi lavori, sono stati fatti, io non vedo depuratori funzionanti, non vedo reti fognarie nuove, non vedo, c'è proprio saiotto a chilometro Beh, in ogni zero. caso devono Io esserci gli investimenti e non le ho visto anticipazioni. 100 metri di condotte nuove fatte da loro e nei comuni mi dicono è peggio ancora. Quindi detto questo, inopinata crescita tariffaria a fronte di un servizio che funziona poco. Perché funziona poco? Perché l'acqua continua sempre, anzi, continua a peggiorare. I cloruri e il sodio sono molto oltre i limiti di legge. Il Porto Grande inquinato, si scopre il depuratore che non funziona. Ma quando mai noi tenavamo registri aggiornatissimi, avevamo fuori servizio che duravano più di un paio d'ore. Quindi, quando c'erano i fuori servizio, nel senso che l'impianto non funzionava, veniva data comunicazione a tutti gli enti del mondo. Qui invece per settimane, mesi addirittura si è scaricato il liquame grezzo a mare causando problemi non da poco. C'è la magistratura che sta indagando, io lo sto dicendo anche troppo e mi fermo. Vogliamo parlare degli sportelli che non sono aperti tutti i giorni? Noi eravamo aperti tutti i giorni, anche il sabato, questi in giorno sì, in giorno no. C'era anche un servizio telefonico di informazione costante, quasi 24 ore su Sì, per 24. carità, no, non voglio dire, Nel passato, dico adesso. No, dico, ma se un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo del 96 dice che bisogna stare aperti 8 ore al giorno e 4 ore il sabato, me lo spieghi l'ATO, il consorzio ATO, me lo spieghi, che ora è in liquidazione, viva Dio, me lo spieghi chi ha vigilato, ma perché gli uffici devono essere aperti in giorno sì, in giorno no? Cosa che Ecco. comprendo poco. Comunque, Bene, vabbè, e insomma. torneremo su questo argomento. Noi siamo convinti che se tornerà al Comune di Siracusa il servizio e abbiamo tutte le carte in regola per riprendercelo e farlo funzionare al meglio. Anche se Sogges ormai è un'esperienza chiusa per È successo fallimento. purtroppo, sì, decisamente. Ma l'amministrazione comunale entrante, vediamo, sono certo che potrà riprendere l'argomento per studiare una volta che gli ATO sono in liquidazione, una volta che il Presidente Crocetta ha promesso, insomma. Anche se poi il Consiglio di Stato ha imposto ai sindaci di dare gli impianti a quelli che non Ma l'avevano non è consegnato. esattamente così. Da quello che capisco, perché certo poi voglio dire, non è che passiamo la giornata a leggere di 6-8, che ci sono tante altre cose. Mi pare di capire che il CGA ha rimesso in pista i commissari straordinari, ma non mi pare di aver letto da nessuna parte di aver ordinato ai sindaci di Questa è la consegnare versione di l'impianto. 6-8 nelle trattative con i Questa è sindaci. la versione 6-8, no? Ma non mi pare che corrisponda insomma, a verità. Comunque, dicevo, far riprendere il servizio al comune e farlo funzionare.
Io penso ci potremmo stare 30 giorni, non di più, per farlo funzionare come era prima e meglio di prima, salvaguardando le risorse naturalmente che ci sono, perché ci sono maestranze di prim'ordine in Sogges. Alcune so le hanno licenziate, alcune le hanno bistrattate, alcune le hanno messe in cassa integrazione, ma insomma credo che il nucleo forte ci sia ancora, dico, voglio sperare. Per chiudere, siamo quasi alla scadenza del tempo di focus. In caso di elezione, non ti preoccupa un po' il fatto di arrivare in un comune che è sull'orlo del default? Ci preoccupa moltissimo, ma deve preoccupare moltissimo anche tutti gli altri, perché chiunque si siederà a fare il sindaco di questa città lo dovrà fare sedendosi, l'ho detto più volte, sopra un cumulo di macerie, perché fra i debiti allucinanti, da quello che E leggiamo in che questi giorni, continuano a crescere che di seduta in continuano, ne seduta. spuntano È sempre di incredibile. nuovi, ne spuntano sempre di nuovi. E il patto, i patti di stabilità, che non bisogna dimenticare, francamente ci sarà da stare poco allegri, però veda, con l'onestà, con la voglia di fare, con l'accordo, insomma, univoco che deve andare verso la tutela del bene comune, basta con le lobby, basta con gli interessi di pochi, cerchiamo di tutelare tutti, veramente, questa è la logica che ci ha portato al punto in cui siamo. Io credo che questo problema, che è gravissimo, dovrà essere affrontato chiaramente in dettaglio, partendo da un'analisi dettagliatissima che abbiamo iniziato a fare, ma che comunque bisognerà certamente implementare finemente, in modo da capire bene. Sicuramente basta con gli sprechi, no? Agli emolumenti ai consiglieri comunali che hanno fatto lievitare il bilancio di 900.000 euro nel giro di un anno e mezzo, no? Ai fitti inutili, insomma, è tutta una serie di altre cose, naturalmente andremo a verificare meglio, ma è un problema che avranno anche tutti gli altri. Grazie a Grazie, voi. Grazie. grazie a Pucci La Torre, candidato a sindaco per Siracusa, volta pagina. Grazie a Ci te. saranno altre occasioni di confronto, la campagna elettorale va avanti, ancora è molto lunga, sono i primi approcci con un elettorato che deve innanzitutto capire, conoscere per andare poi, come abbiamo detto in apertura, andare a votare nella massima libertà. Grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Appuntamento ancora su Blu TV, canale 98 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia. Arrivederci. Buongiorno.